Un piccolo anello è agganciato a tre molle di lunghezza riposo L0 uguale 12 cm, come mostra la figura. Le costanti elastiche delle tre molle sono K1 uguale 160 N su metro, K2 uguale 240 N su metro e K3 uguale 120 N su metro. La molla 1 è allungata di 4 cm. Le molle e l'anello sono su un piano orizzontale. Si può quindi trascurare la forza peso. Calcola l'allungamento delle molle 2 e 3. Allora, innanzitutto tracciamo un diagramma delle forze. Avremo che per l'allungamento della molla 1, quindi allungamento verso l'alto, si contrapporrà una forza diretta verso l'anello. Stessa cosa per uno spostamento di S3, si genererà una forza diretta verso il centro dell'anello. Stessa cosa per un allungamento della molla, quindi uno spostamento di S2, si genererà una forza contraria. Questo perché sappiamo che la forza elastica è uguale a meno la costante elastica per lo spostamento rispetto alla variazione di spostamento rispetto alla posizione di equilibrio. Quello che ci interessa è prendere un sistema di riferimento ortogonale e calcolare le componenti delle forze 1, 2 e 3 sul nostro riferimento, sul nostro sistema di riferimento. Ora avremo che la forza 1 avrà l'intera componente lungo l'asse delle y, la forza 2, quindi la forza 1 potremmo dire uguale a F1 di y, anzi, meno F1 di Y, perché ha verso contrario al verso dell'asse delle Y. La forza F3 invece giace sull'asse delle X, ma ha verso opposto all'asse delle X, quindi potremmo dire meno F3 di X. E la nostra forza F2 si può scomporre nelle due componenti, quindi qui prendiamo il nostro vettore, due componenti, una e due, o potremmo vederlo come somma vettoriale fatta in questo modo, e tenendo conto che l'angolo è di 45 gradi, quindi all'interno del nostro triangolo rettangolo, qui in figura che rifacciamo un po' più grande, questa è la forza F2, questo è uno dei cateti, questo è l'altro cateto. Un angolo di 45 gradi vuol dire che entrambi gli angoli sono di 45 gradi, mentre questo è un angolo di 90 gradi. Quindi possiamo dire che le componenti di F2 della forza sono quella perpendicolare quindi quella con direzione asse delle y, ha anche lo stesso verso dell'asse delle y, quindi possiamo scrivere F2y seno di 45 gradi, o era la stessa cosa F2y coseno di 45 gradi, perché seno e coseno di 45 gradi sono uguali, più F2x di seno di 45 gradi. Ora, se andiamo a comporre le forze secondo i rispettivi assi, possiamo dire che F2y seno di 45 gradi meno F2
1y uguale a 0 perché non c'è nessun movimento lungo l'asse delle y, così come la forza applicata lungo l'asse delle x, F2x seno di 45 gradi meno F3x uguale a 0 perché non c'è nessuna forza risultante lungo l'asse delle x, in quanto il sistema è fermo. Ricordiamo che F1 è uguale a meno K1 per DS1, F2 è uguale a meno K2 per la variazione dello spostamento della molla, F3 è uguale a meno K3 per la variazione dello spostamento della molla 3. Quindi, al posto di F2y andiamo a mettere meno K2 per la variazione dello spostamento, la variazione della spostamento della molla rispetto alla condizione di equilibrio per il seno di 45 gradi. Al posto di meno F1y andiamo a mettere meno K1 di S1, meno con meno da più, quindi più K1 delta S1. Al posto di F2x di nuovo meno K2 delta S2 seno di 45 gradi, meno F3 di x mi corrisponde ad F3 meno con meno da più, quindi più K3 delta S3. Risolviamo la prima equazione perché possiamo entrambe le equazioni uguale a 0, uguale a 0. Risolviamo le equazioni perché abbiamo i valori di delle costanti elastiche che sappiamo, quindi meno K2 è uguale a 240 newton per metro per DS2, il seno di 45 gradi è uguale radice di 2 fratto 2, più K1 che è 160 newton su metro per la variazione della molla 1 che sono 4 centimetri, quindi per 4 per 10 alla meno 2 metri uguale a 0. Facciamo la stessa cosa di sotto, meno 240 di S2 radice di 2 fratto 2 più K3 che è 120 di S3 uguale a 0. Quindi da qui possiamo ricavare DS2 uguale, quindi lo portiamo di là dall'uguale e viene 160 per 4 per 10 alla meno 2 diviso 240 per radice di 2 fratto 2. Risolviamo DS2 che è uguale a 3,77 per 10 alla meno 2 metri, che potremmo anche dire 3,8 centimetri. Calcoliamo, adesso sostituiamo il valore di DS2 nell'equazione sotto e viene meno 240 per 3, utilizziamo
la cifra con il numero con una decimale in più per 10 alla meno 2 per radice di 2 fratto 2 più 120 di S3 uguale a 0. E abbiamo di S2 uguale 3,8 centimetri, di S3 diventa uguale 240 per 3,77 per 10 alla meno 2 per radice di 2 fratto 2 diviso 120. Questo si semplifica con questo e con il 2 a denominatore, uguale 3,77 per 10 alla meno 2 per radice di 2, uguale a 5,3 per 10 alla meno 2 metri, che possiamo scrivere anche come 5,3 centimetri. Allora, vorrei correggere un'errata formalizzazione di quanto scritto, perché la componente lungo l'asse delle y del vettore F2 si scrive come F2 seno di 45 gradi, così come la componente lungo l'asse delle x del vettore F2 si scrive come F2 seno di 45 gradi. Questo infatti lo possiamo chiamare F2 di Y e questo lo possiamo chiamare F2 di X. Anche qui correggiamo, togliamo questo, in quanto F2x è uguale a F2 seno di 45 gradi e F2 di Y uguale F2 seno di 45 gradi.